oggi iniziamo come argomento le funzioni di variabili complesse. Una funzione di variabile complessa è una funzione da C a valori in C. Più in generale, spesso la considereremo su un aperto omega di C, a valori di C. Omega allora, per poter definire che cos'è un aperto, dobbiamo avere su C una topologia. La topologia è quella naturale, perché su C abbiamo una metrica. Noi abbiamo la distanza di due punti e il modulo della differenza. Quindi, per esempio, sfera aperta di centro Z0 del raggio epsilon è data da tutti i punti di C tali che modulo di Z-Z0 è il numero di epsilon. Una volta che ci sono le sfere aperte possiamo definire gli aperti e possiamo definire la topologia, attraverso la topologia così come ho fatto in analisi 1. Se vi ricordate, in analisi 1 abbiamo dato in generale, data una metrica, abbiamo costruito gli aperti rispetto a quella metrica. Quindi questo, casomai ci torniamo sopra solo per, diciamo, spiegare qualcosa, per chiarire meglio qualcosa in particolare. Allora, cominciamo con qualche esempio. Allora, cominciamo con una. Quali possono essere delle funzioni da C in C? Allora, cominciamo con f di z, un polinomio in z. Quindi, così come ci stanno i polinomi di variabili reali, posso prendere polinomi con coefficienti complessi e una variabile complessa. Quindi a con 0 z alla n più a con 1 z alla n meno 1 più a con n meno 1 più a con n meno 1 z più a con n. Ok? Dove a con i è un coefficiente complesso, però un indice compreso tra 0 ed n. Questi, se ci fate caso, anche in analisi 1 l'abbiamo sfiorato, perché quando abbiamo considerato i polinomi andavamo a vedere che avevano radici complesse a volte, noi prendevamo polinomi a coefficienti reali, però abbiamo fatto capire, abbiamo fatto intuire che almeno per polinomi di grado 2, 3, 4, dove ci sono le formule risolutive per trovare le radici, sicuramente per i polinomi di grado 2 le abbiamo richiamate. Queste formule risolutive valevano anche se i coefficienti erano complessi. Quindi coefficienti complessi z naturalmente poteva essere pensata come complessa. Questa è una funzione di variabile complessa perché io ho che se prendo z complesso lo metto qua dentro, vado a calcolare il risultato e viene un numero complesso. Okay? Oh, qual è il primo problema che incontriamo per questo tipo di funzione?
primo problema che incontriamo è che non ne possiamo fare il grafico, o almeno non lo possiamo visualizzare. Anche se io prendo questa semplicissima funzione, per esempio f di z uguale z, dove vado a fare il grafico? Il grafico si fa nel prodotto cartesiano. Allora, se devo fare il grafico nel prodotto cartesiano, io devo avere c cartesiano c che ha dimensione 4 e non lo riesco a visualizzare. Quindi attenzione che quando abbiamo una funzione di variabile complessa il grafico non si può visualizzare. Ok? Poi posso avere anche altre funzioni di variabile complessa. Per esempio una funzione di variabile complessa può essere f di z uguale z con i gatti. Questa è un'altra funzione di variabile complessa. Esempio 1, esempio 2. Esempio 3, f di z uguale modulo z. Questa in realtà ha valori reali, che modulo z è sempre reale, però quello che conta è che la variabile sia complessa, perché poi i reali comunque sono contenuti nei complessi. Ok? Andiamo a vedere un'altra funzione di variabile complessa. Io vado a definire l'esponenziale complesso. Questo probabilmente l'avete già incontrato in vari corsi. Allora, come lo definisco? Allora, il numero complesso z lo rappresento come la sua x è il coefficiente della parte reale, y è il coefficiente della parte immaginaria. Allora, e alla z, in questo caso, e alla z è definito come e alla x per coseno di y più i volte seno di y. In particolare, se io voglio fare e alla y è uguale solo a coseno di y più c volte e in particolare e alla y greco è uguale a meno 1. Questa male classifica che ci sono è ritenuta essere una delle 10 equazioni più belle della matematica. Equazione 10, ma questa è una definizione. Sì, è vero che è una definizione, però non è una definizione che nasce in maniera arbitraria. Questa definizione nasce così perché in questo modo, se andiamo a fare il prodotto, andiamo a fare e alla z, allora prendiamo z, prendiamo v doppio uguale u più i, quindi e alla v doppio è uguale a e alla u per coseno di v,
seno di cos. Ok? Adesso andiamo a fare e al doppio per e alla z. Allora, cosa viene? Viene e alla u per e alla x per coseno y più i seno di y per coseno v più i seno di y. Allora, notate che questo numero complesso c'ha modulo 1 e questo invece 2. Quindi qua mi viene e alla u più x per coseno di v più y più i volte seno di v più y. Questo perché quando moltiplico due numeri complessi, i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Quindi in questo, questi due qua sono di modulo unitario, quindi rimangono di modulo unitario e gli argomenti si sommano. Se preferite fatelo per esteso, perché quello che abbiamo visto in analisi. Ma questo altro non è che e alla w più z, perché se fate w più z la parte reale viene u più x e il coefficiente della parte immaginaria viene v più x. Quindi questa definizione nasce praticamente per salvare la proprietà che l'esponenziale della somma sia il prodotto degli esponenziali. Ok? Allora, quindi abbiamo visto varie funzioni, adesso potremmo fare altri esempi, ma non ne vale la pena per adesso di farne troppi. Ripeto, abbiamo visto, se andiamo a vedere, almeno 4 esempi. Polinomio in z, per esempio polinomio in z, la funzione coniugato, la funzione modulo, la funzione esponenziale. Allora quando uno ha, prima di parlare di continuità e derivabilità, andiamo a vedere cosa non è una funzione di variabile complessa. Se io ho una variabile reale, vado da R in C, quella funzione non è di variabile complessa, è di variabile reale. Se vado da C in R, posso sempre vederla come una funzione da C in C, perché R è quello di C. Ma se vado da R in C, no. Supponiamo per esempio di avere questa funzione qui. Allora io ho T appartenente a 0, 2, pi greco, e ho la funzione gamma di t uguale coseno di t più i seno di t. Allora, di questa qui io posso anche fare il grafico, però in realtà piuttosto che fare il grafico mi conviene disegnare
rappresentare questa funzione così come rappresentiamo una curva. Perché quest'altro non è, se vi ricordate un pochino di analisi Q, altro non è che una curva. B varia nell'intervallo AB e gamma di T va a finire dove? Nel sostegno. E chi è il sostegno in questo caso? In questo caso nel piano complesso, mettiamo un da un po' più grande, nel piano complesso che cosa abbiamo? Abbiamo che la nostra curva non fa altro che percorrere la circonferenza unitaria. Unitaria nel senso che sono numeri di modulo 1. Coseno di t più i seno di t. Vedete, se t è uguale a 0 viene 1, viene 1. Se t è uguale a pi greco mezzo viene i. Se t è uguale a pi greco viene meno 1. Quindi quelle di prima sono funzioni di variabile complessa, questa no, la variabile qua è reale. Se vogliamo derivare questa funzione, ci sono problemi? Non ci sono nessun problema, perché è una funzione di variabile reale, sappiamo benissimo come si deriva. Quindi la derivata è meno seno di t più di volte coseno di t. Oh. Allora, vediamo un po'. Questa derivata ci rappresenta, vabbè, potremmo normalizzarla, ma in questo caso non c'è bisogno perché manco fa 1. Andiamo a vedere se questa derivata ci rappresenta in qualche senso il versore tangente così come era per le curve. Allora, vediamo un po'. Quando t è uguale a 0, quanto mi viene la derivata? 0 più i. Ma i nel piano complesso come si rappresenta? Come questo vettore qua, però diciamo, vabbè, lo faccio, vabbè, lo devo fare di lunghezza u, facciamo di lunghezza u. Ok. Se la vado a calcolare in pi greco mezzi, mi viene meno 1 a meno 1. È diretto così, se l'origine, se io l'origine lo metto qua, meno 1 questo qua. Quindi come vedete gamma primo di t normalizzato, diviso il suo modulo, possiamo ritenere come il versore tangente per quanto riguarda, diciamo, così come per le curve che andavano da R in Rn. Questa è come se fosse a tutti gli effetti una curva da R in R2. Non è proprio in R2, perché comunque quando io scrivo gamma di t coseno di t più i seno di t, quelli li posso sommare, sono due numeri, sono la parte reale e la parte immaginaria del mio numero complesso. Però a tutti gli effetti si comporta come, perché se voi prendeste la curva a valore di R2, coseno di t, seno di t, chi sarebbe la derivata? Sarebbe meno seno coseno. Vedete che sì. Okay. Si comporta in un certo senso, che non voglio ulteriormente specificare, come se fosse una curva da R2. Quindi attenzione, quando parlo di funzione
di variabile complessa, quello che conta è la dimensione del dominio, dove prendo la variabile del dominio. Se la prendo in R non ci sono mai problemi, perché la variabile reale, le funzioni di variabili reali già le conosciamo, conosciamo quando le funzioni vanno da R in R, conosciamo quando le funzioni vanno da R in Rn, conosciamo quando le funzioni vanno da R in C. Come si derivano? Componente per componente, cioè si deriva parte reale e parte immaginaria, come se fossero due componenti diversi. Ovviamente legate al fatto che posso sommare una volta fatta la derivata questa più una volta la derivata questa, okay. Quindi in un certo senso, ripeto, c'è un'analogia tra quelle funzioni che sono curve da R a valori C e le curve da R a valori R. Ok, torniamo invece alle nostre funzioni di variabili complesse, variabile complessa, e andiamo a cercare di fare l'analisi che facevamo per le funzioni reali di variabile reale. Allora, vedremo subito, ben presto, che partiremo allo stesso modo e arriveremo in modo completamente diverso. Cosa facevo io quando c'era una funzione? Una delle prime cose che cercavo di vedere è se una funzione era continua. Quando è che una funzione tra due spazi metrici si dice continua? F si dice continua nel punto 0 a 0, stesso se per definizione è per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se z meno 0 a 0 è minore di delta, allora implica che f di z meno f di 0 a 0 in modo è meno di epsilon. Ok? Potrei fare anche, allora invece si dice che il limite per z, allora una certa semplicità ce l'ho perché io ho ipotizzato che la mia funzione sia definita su un aperto. Se ci fate caso, questa ipotesi io per le funzioni definite in R non la facevo, ma per le funzioni definite da R2 in su la facevo. Perché la faccio qua? Perché sostanzialmente dal punto di vista dimensionale C è come se avesse dimensione 2, è un piano questo. Quindi in qualche modo lo voglio ritenere analogo. No, per semplificare certe cose. Adesso se voglio fare il limite per z che tende a z a 0 di f di z, questo limite è uguale a L appartenente a C, se e solo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se z meno 0 a 0 è minore di delta z diverso da z a 0 f di z meno l è minore di delta. Ci fate caso, qua non dobbiamo scrivere z appartiene al dominio perché siccome siamo su una aperta prendo una sfera abbastanza lunga, sono sicuro di stare. Quindi le definizioni sono le stesse aggiornate col fatto che, attenzione, questa è la distanza su C. La distanza su C, ma qual è il problema? Noi abbiamo fatto pure funzioni definite su R2, ma avevano valori in R. Le funzioni su R2 avevano valori in R. Poi quando andai a fare funzioni su R2 già comunque cominciavi a incontrare determinate difficoltà quando andavi a parlare di derivate, perché dovevi avere
le derivate parziali, e questo non bastava affinché la funzione fosse neanche continua. Il concetto giusto era quello di differenziabilità, se vi ricordate. Okay? Va bene. Vabbè, però se andate a applicare queste definizioni, questa è una funzione continua, questa è una funzione continua, questa è una funzione continua, e l'esponenziale è pure una funzione continua. Quindi fino a qua non cambia tantissimo. Tenete però conto che il dominio in qualche senso è come se fosse R2, cioè voi quando scrivete z meno z0 minore di delta, z meno z0 minore di delta, qua sta z0, questo c'è raggio delta, dovete preoccuparvi di quello che succede in tutto un cerchietto intorno a z0. È chiara la differenza rispetto alla variabile reale? Se la variabile è reale, z meno z0 minore di delta è 0 0 meno delta 0 0 0. Vabbè, uno dice sarà come R2, no? No. Adesso c'è una definizione che risulterà essere profondamente diversa rispetto al caso delle funzioni reali. Andiamo quindi a definire quando è che una funzione si dice derivabile nel punto 0 a 0. F si dice derivabile in z a 0 se e solo se, per definizione, esiste f' di z a 0 uguale al limite per z che tende a z a 0 dei rapporti di Hermite. Bene. Allora uno si aspetta, dice, vabbè, questa è la definizione come quelle di prima, quindi darà dei risultati analoghi a quelli di prima. No. Dei quattro esempi che abbiamo fatto, allora, questa funzione qui è derivabile. Questa no. Esponenziale sì. Allora, perché possiamo definire la derivata? Perché C è un campo. Quindi C possiamo moltiplicare e dividere, quindi possiamo fare questo meno questo diviso questo. Questo è diverso da 0? Sì. Se 0 tende a 0 a 0, quindi 0 è diverso da 0. Quindi questo è diverso da 0, possiamo dividere. Ok? E possiamo fare il limite, come ho scritto mio qual è il limite. Ci siamo fino a qui? Il problema è che io posso avvicinarmi a z0 da qualunque direzione. Io mi devo preoccupare
la dizione di limite per ogni epsilon deve esistere un delta tale che se z meno 0 è minore di delta, questa quantità meno questa sia minore di epsilon. Naturalmente 0 è diverso da 0 a 0. Allora, andiamo a vedere. Prima andiamo a vedere che un polinomio è derivabile. Come si fa la derivata di un polinomio? Così come si fa la derivata lineare. Cominciamo a vedere. Cominciamo a fare la derivata di z, f di 0 uguale 0. Siamo in z a 0 appartenente a c, f' di z a 0 in questo caso chi è? Quindi, facciamo esempio 1, poi chiudiamo la porta, chi è? È il limite per z che tende a z a 0 di z a meno z a 0 fratto 0 meno 0 a 0 uguale 0. Ok? Quindi fino a qua, ora. Proviamo a fare la derivata di 0 a 4. Allora, io prendo z a 0 appartenente a C, f' di z a 0 in questo caso chi è? È il limite per z che tende a z a 0 di z quadro meno z a 0 quadro fratto z meno z a 0 uguale il limite per z che tende a z a 0 di z più z a 0, che regolo gli altri prevalgono pure in C, quindi questo va più z a 0. Quindi f' di 0 quanto vale? Se nel punto 0 a 0 vale 2z a 0, nel punto 0 a 0 vale 2z a 0. Oh! Ma allora qua cominciamo a intuire qualcosa. Allora tutto ciò che è algebrico funziona allo stesso modo sia in R che in G. Allora, vi ricordate che noi avevamo dei teoremi sulla, derivabilità, diciamo, quando riguarda diciamo le regole algebriche della derivazione, cioè la derivata della somma chi è? La somma del derivato. Come si fa la derivata del prodotto? La derivata del primo per il secondo più la derivata del secondo per il primo, la derivata del rapporto, eccetera. Queste regole sono uguali, quindi se tu hai due funzioni derivabili fai la derivata della somma, eccetera. Per sfizio, a modo di esempio, diciamo, ve ne dimostro una, se volete le altre ve le dimostro, ma tanto le dimostrazioni sono esattamente le stesse che in E. Quindi per esempio, proposizione, esiste f' di 0 a 0, c' di 0 a 0, ovviamente quando dico questo vuol dire che f e g sono definiti in un intorno di 0 a 0, questo implica che la derivata del prodotto calcolata in 0 a 0 è uguale a f di 0 a 0 che c' di 0 a 0 più f' di 0 a 0 che g di 0 a 0. La dimostrazione è come in R. Io devo fare il limite di 0 che tende a 0 a 0 di f di z per g di z meno f di z a 0 per g di z a 0 fratto 0 meno z a 0.
uguale il limite per z meno z0, per z che tende a 0 a 0, scusate, di f di z per g di z meno f di z per g di z a 0 più f di z per g di z a 0 meno f di z a 0 per g di z a 0 fra z meno z a 0. Allora, come al solito, qua mettete in evidenza f di z, ottenete il rapporto incrementale della g. Ora, una funzione derivabile è continua, questo vale anche in c, se una funzione derivabile in un punto è continua allo stesso punto, magari questo dopo lo dimostriamo, perché uno potrebbe qua avere dei dubbi, però aspetta, aspetta, questo mi dice che aveva il dominio che era tipo R2, una funzione in R2, le sue derivate parziali mica sono, mica implicano la continuità, invece in questo caso sì. Comunque, allora prendete questo pezzo, ripeto, questo è il rapporto incrementale di g per f di z. Allora cosa tende? F di z tende a f di z a 0, il rapporto incrementale di g tende alla derivata di g di z a 0. Da quest'altra parte mettete in evidenza g di z a 0 che è una costante e vedete il rapporto incrementale di f. Il rapporto incrementale di f tende a f' di z a 0 per g di z a 0. E quindi la regola di derivazione del prodotto si va con la gira per f. Perché? Perché è algebrica. Quindi funziona allo stesso modo. Allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Esiste f' di z a 0 implica f è continua in z a 0. Allora io devo fare, funziona allo stesso modo che in f. Io devo fare questo limite, devo far vedere che fa 0. Guardate che quando faccio il limite già tiene conto del fatto che mi posso avvicinare a z a 0 da tutte le direzioni. Se questo limite fa 0, la funzione è continua in z a 0. Allora, questo limite è uguale al limite per z che tende a 0 a 0 di f di z meno f di 0 a 0 fratto 0 meno 0 a 0 per z meno 0 a 0. Cioè la stessa dimostrazione che c'è in n. Questo tende a f' di z a 0, questo tende a 0, il prodotto, prima il prodotto uguale al prodotto dei limiti, anche qua è una questione algebrica, è sempre questo per 0 che tende a 0 a 0. Quindi, diciamo, delle analogie ci sono, tutta la, diciamo, questo discorso algebrico funziona allo stesso modo. Quindi, quelle funzioni di prima erano tutte e quattro continue, si può dimostrare semplicemente a come si dimostra, diciamo, si fa in R, non c'è problema. Le regole della derivazione sono le stesse, però io ho detto che di quelle quattro funzioni solo due sono derivate. Magari quella che vi potrebbe dare il modulo, qualcuno potrebbe dire vabbè, ma quello in zero non era derivabile anche quando su R, no? Vabbè, però quello che io sto dicendo che non è derivabile da nessuna parte, che è diverso. Uno poi potrebbe dire, è il coniugato. Il coniugato, allora, cosa fa? Il coniugato manda questo punto qua in questo punto qua.
Allora, quando tu prendi una scaletta qua, questo mi manda la riparte in questa scaletta qua. Quindi sembra una funzione tranquilla. Perché non è derivabile? Come dobbiamo vedere? Dobbiamo capire. Allora, intanto con la regola di derivazione del prodotto, io cosa posso dire? Vabbè, le costanti, banalmente, vedete che la derivata è 0. 0 abbiamo visto che è derivabile, quindi tutti i polinomi sono derivabili. Che cosa sono i polinomi? Somma e prodotto di potenza di 0 per dei coefficienti. Quindi sono tutti i monomi sono derivabili, la somma di monomi è un polinomio, i polinomi sono tutti derivabili. Come si fa la derivata di un polinomio? Esattamente come si faceva prima. Quindi per i polinomi non ci stanno problemi. Ok? Per i polinomi non ci stanno problemi. Poi vedremo per l'esponenziale. Però dobbiamo vedere che gli altri due non sono derivati. Allora, per capire questo fatto, andiamo, allora io z lo chiamo come x più i y, f di z avrà, è un numero complesso, quindi sarà u più i v. Però in generale sì, questa U e questa V da chi dipenderanno? Questa U e V sono due, diciamo, due valori reali, sono coefficiente a parte reale e coefficiente a parte maggiore. Però al variare di x e y cambieranno. Quindi nel momento in cui io scrivo f di x più iy, lo posso scrivere come U di x più iy più iv di, scusate, V di xy, scriviamo meglio così, come iv di xy. Non è necessario scrivere che u dipende da x più iy, posso scriverlo direttamente come una funzione reale, siccome x e y sono due numeri reali, il valore u lo posso scrivere come funzione di x e y, quindi come funzione reale di due variabili reali, cioè posso scrivere questa identificazione. Ok? Questa, se volete, è una definizione. Chi è u di xy? È per definizione la parte reale di f di x più iy. V di xy per definizione è la parte reale, la parte immaginaria, scusate, di f di x più iy. Allora, con questa definizione ottengo questa identificazione. Allora, per esempio, scriviamo f di xy, scusate, f di z uguale z. Chi è u di xy? Z che vi ricordo essere x più iy. Allora, in questo caso avete u di xy uguale x e u di xy uguale y. Chiamo f di z uguale z coniugato, cioè x meno iy. In questo caso u di xy è uguale a x, v
xy è uguale a meno y. Scriviamo f di z uguale modulo z, in questo caso u di xy uguale la radice di x quadro più y quadro e v di xy fa z. Scriviamo l'ultima, f di z uguale e alla z, cioè e alla x che moltiplica il coseno di y più il seno di y. Allora, chi è u di xy? Uguale e alla x che è il coseno di y, u di xy uguale e alla x per seno di y. Queste erano le funzioni che avevamo dato come esempio qui. Allora, come vedete, queste funzioni qua, tutte queste funzioni, tranne che questa nell'origine, in questi esempi sono tutte funzioni c infinite. Ok? Perché dico questo? A questo lasciamo qui. Adesso andiamo a ricavare delle condizioni necessarie, in realtà anche sufficienti, però noi dimostriamo la necessarietà, affinché una funzione sia derivabile. La funzione, quando è derivabile in tutto l'aperto, si dice olomorfa in omega. Non si chiamerà derivabile, si chiamerà olomorfa. Però cominciamo andando a vedere queste condizioni. Allora, se vi ricordate, f' di z0 chi era? Era il limite per z che tende a z0 dei rapporti incrementali. Siamo fino a qui e poi allora, se però andiamo a vedere il piano complesso, io posso allora z0 lo chiamiamo x con 0 più y con 0. Allora, qua mi posso spostare di h in orizzontale e mi posso avvicinare a z0 lungo questa retta orizzontale che passa per z0. Che cosa? Quando mi avvicino secondo la retta, se io mi avvicino solo secondo la retta, il limite può cambiare? No, allora guardate, io so che il limite esiste quando io mi avvicino genericamente, cioè che significa? Che per ogni epsilon esiste un delta, allora che in una certa sferetta succede qualcosa. Se succede qualcosa in questa, vabbè, chiamata sferetta perché parlando di media è però un cerchietto che stiamo, deve succedere anche su questo segmento. Quindi l'esistenza di questo limite implica che esiste il limite per z che tende a, scusate, per h che tende a 0 di che cosa? Di f di x con 0 più h più iy, y0 meno f di x con 0 y0 più iy0 fratto e 0 meno 0 0 quanto fa? Fa esattamente a. Ho posto semplicemente
z uguale z0 più h, h numero reale. Ok? Ma questo chi è? Andiamo a scrivere. Ricordatevi, f di x più y è uguale. Allora qua posso scrivere il limite per h che tende a 0. Allora qua scrivo u di x con 0 più h virgola y 0 più iv di x con 0 più h virgola y 0 meno u di x con 0 virgola y 0 meno iv di x con 0 virgola y 0 tutto fratto a. Ho semplicemente sostituito che questo è uguale a questo e che questo è uguale a questo. Allora, guardate che io questo lo posso mettere vicino a questo, posso fare il rapporto incrementale. Questo che cos'è? È il rapporto incrementale della u, però sto facendo muovere solo la variabile x, perché vedete y0 non si muove, qua c'è x con 0 più h, x con 0, e poi dividete per h, potete vedere h0. Di che si tratta? Quale derivata parziale? Quelle di x, quindi questa è du in dx calcolare x con 0 e y 0 più che cosa? I volte dv in dx calcolare x con 0 e y 0. Quindi cosa ho scoperto? Lo riscrivo qua. Ho scoperto che f' di z0 deve essere uguale a du in dx calcolato in x con 0 y 0 più i volte dv in dx scusate calcolato in x con 0 y 0. Ho scoperto questo. Ora, secondo voi, cosa devo andare a fare per ottenere qualcosa di interessante? E questo discorso io l'ho voluto fare sulla prima dimensione, perché questo qua è come se ci avesse dimensione. Cosa posso fare ancora per ottenere qualche altra informazione? Lo posso fare sull'altra in verticale, invece di farlo orizzontale posso fare in verticale. Però attenzione che quando io mi sposto qua, questo punto, se diciamo mi sposto qua, questo punto non è z0 più h, ma è z0 più i per h. H è sempre reale, però là lo spostamento è immaginario puro. Quindi cosa posso dire? Allora, fino a qua è tutto uguale, ma qua posso dire esiste il limite per h che tende a 0 di che cosa? La volta devo fare f di x con 0 più i volte y0 più h meno f di x con 0 y0 fratto ih, perché stavolta l'incremento non è h ma è ih. Quindi qui ho il limite per h che tende a 0. Andiamo a sostituire la definizione. Allora, quindi qua che cosa ho? Ho u di x con 0 virgola y0 più h
meno più IV di x con 0 piccolo y con 0 più h meno u di x con 0 y con 0 meno iv di x con 0 y con 0 fratto ih. E stavolta che cosa mi viene? Allora, qua mi viene 1 su i, oppure se preferite 1 su i fa meno i, però 1 su i lo mettete in evidenza, questo meno questo diviso questo, che cos'è? Il rapporto incrementale della u fatto rispetto a y, quindi tenderà alla derivata parziale di u in dy, calcolata x con 0 y con 0, più stavolta la i e la i si semplifica, mi rimane il rapporto incrementale della v fatto rispetto alla y, quindi qua posso scrivere dv in dy calcolata x con 0 y con 0. E questa è un'altra informazione fondamentale. Adesso cancello qua e scrivo questa informazione. L'informazione è che f' di z0 deve essere uguale a dv in dy calcolare x con 0 y con 0 meno i volte du in dy calcolare x con 0 y con 0. Queste derivate parziali devono esistere e devono essere soddisfatte quelle uguaglianze. Soltanto che f' di z0 deve essere lo stesso, non è che può cambiare, fatto in un modo e fatto nell'altro. A questo punto tutto questo ambaradam non mi serve più, perché ho ricavato queste due regole fondamentali, cioè che du in dx calcolato in x con 0 y con 0 deve essere uguale a du in dy calcolato in x con 0 y con 0, mentre du in dx calcolato in x con 0 y con 0 deve essere uguale a meno du in dy calcolato in x con 0. Queste qua si chiamano condizioni di Cauchy. Prima. Quindi la U e la V non sono per nulla due funzioni indipendenti. Vedremo che la U e la V si chiameranno funzioni armoniche coniugate. Armoniche perché supponiamo per un attimo che la U e la V siano di classe C2. In quei casi erano C infiniti, quindi in molti casi lo saranno. In realtà sempre. Se io faccio la derivata seconda di u rispetto a x quadro, devo fare la derivata di questo rispetto a x, quindi la derivata di u seconda rispetto a y e a x. Se poi faccio la derivata di u seconda rispetto a y quadro, devo fare la derivata di questo rispetto a y, poi cambio segno e qua mi viene meno. Quindi quando andate a fare questo qua mi viene in x con 0 e y con 0. Ovviamente se la funzione è olomorfa, cioè derivabile in tutta la vetta e le u la fusione di classe C2, praticamente la u deve soddisfare questa condizione in tutto
Allora, qua c'è una piccola... Quando io prendo omega in G, la U non è definita in omega, perché omega sta in C. La U è una funzione che è definita in R2. Però la U dove è definita? Sullo stesso tipo di aperto, riguardato come se fosse in R2, no? Cioè, se voi questo fate x, y, se voi qua fate il disegno è un po' problematico. Va bene, no? Se voi fate x, y, questo qua lo chiamate omega tilde, cioè lo stesso piano, invece di guardarlo, cioè, allora questo qua è il dominio di U e di V. Quindi quando io dico che U è olomorfa in omega, U e V saranno C1 C2, in realtà saranno C infinito, ma anche di più saranno infinito. Dove? In omega tilde. Non hanno lo stesso dominio, perché questa è una funzione di variabile complessa, questa è una funzione reale di due variabili reali. Però comunque in quel dominio deve sussistere questa condizione. Una condizione del genere si dice che è una funzione armonica. Se lo fate con la V, vedete che anche la V è una funzione armonica. Perché si chiamano coniugate? Se andate a guardare bene queste relazioni cosa vi dicono? Provate a fare il gradiente di U scalare il gradiente di V. Come si deve fare? Questo per questo più questo per questo. Allora, ma siccome questo per questo è uguale all'opposto di questo per questo, quando fate il prodotto scalare, quando viene? Quindi queste qua si chiamano armoniche coniugate. Per quale motivo? Perché il loro prodotto scalare tra i loro gradienti in tutti i punti deve fare 0. Ecco così. Allora, vediamo un po' che ora è. Vabbè, 5. Mettete la telecamera in stand by, si preme dove prima.